E sul ghiaccio abbiamo l'atleta danese Anita Madsen. 17 anni. Per lei ha un season best di 36-27, e quindi ovviamente tenendo d'occhio questo risultato, diciamo che per lei la gara diventa anche più difficile da poter affrontare, ma lei comunque è la campionessa nazionale della Danimarca e fa il suo debutto al campionato europeo. Bel triplo loop seguito dal doppio toe loop. Buono anche il triplo salto, molto bene. Buon doppio Axel. Un altro buon programma, bellissimo. Ottimo programma. Poi che energia questa ragazza, per essere così giovane. Poi una ragazza che viene dal circuito junior completamente, ha fatto i Grand Prix Junior quest'anno ottenendo un 11ª-17ª posizione, lei ha partecipato a Courchevel e poi alla tappa a Istanbul, quindi davvero da una ragazza junior non si aspetti neanche forse tutta questa anche capacità di interpretare, perché ha fatto un bel programma. Sì, ma mi è piaciuta musicale, proprio, sì. Sulla musica, bei passi, qualche livello è sceso, la flying camel solo a 3 e i passi a 2, però per il resto troviamo una leg back spin a 4, l'unico problema è che ha un pochino di GOI negativo perché sul finire della trottola rallentava molto e ha perso un po' la centratura, quindi... normale che ci sia un po' di detrazione, però con la layback a 4 sono già parecchi punti di base e anche questo sarà un ottimo punteggio secondo me, o perlomeno un punteggio che le permette che di la fa andare stare avanti. sì, secondo me la fa stare abbastanza tranquilla e si guarda bellissimo. Perché non hai saltato così ieri? È stato meraviglioso. Adesso abbiamo visto gli allenatori proprio hanno fatto un salto incredibile. Ieri sei stata anche rincuorata da Ingo Stoyer, fantastico, sì, questo vero, eh? Vero, l'allenatore vero. Dei campioni del mondo e dei a questo punto vice campioni europei. Ieri erano veramente tristi Savchenko, Solskovi, sì,
però lui è stato carinissimo, mi ha visto lì bordo balaustra, probabilmente doveva avere una faccia talmente tesa e atterrita che mi ha detto stai tranquilla, andrà tutto bene. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. E tu guarda, è difficile, non ci sono mai stata in questa situazione, ma ti abituerai, che è un buon... Sai che il ti abituerai è molto bello, non solo perché è un buon auspicio, perché vuol dire che un allenatore comunque che è abituato a lavorare con le coppie di altissimo livello ha visto nella tua coppia questo. E io sono... insomma, è bellissima questa cosa. Molto contenta, l'atleta Anita Madsen. Insomma, sì, veramente... Sì. Straordinario. L'unica cosa che sto vedendo, l'unica cosa per la quale forse adesso lo sarà un po' meno, è che i tecnico elements vengono confermati per un soffio, non sono abbastanza per il mondiale, perché se viene confermato questo punteggio è 27-29 e invece ne servono 28. Veramente incredibile. Ti ho detto, è molto difficile arrivare a quel 28. Sì. Io lo, guarda che tensione per lei. Sto sperimentando con Roberta, che ha già completato 3 programmi corti puliti, perfetti, e siamo arrivati sempre a 27 qualche cosa. Quindi anche per Roberta oggi ci sarà questo obiettivo importantissimo. Ci prova. Io lo metto in secondo piano, il primo obiettivo è pattinare bene, cercare di commettere. Guarda quanta attesa, purtroppo il 27 e il 29 è confermato. Però sono contenti per il 47, sì, perché passano avanti sicuramente col 47-97 e sanno di poter andare al free. 27-29 tecnico elements, conto che 20-68 aveva un season best, sì, di 38, infatti, quindi... è quello che dicevamo prima, il season best di Anita Madsen era di 36-27 per la precisione, ecco, mentre il personal best di 40-64, quindi con questo punteggio comunque è tornata a mettersi a livello, diciamo, del passato, però un risultato importante per andare avanti probabilmente, no Franca? Sì, secondo me la mette già abbastanza al sicuro.